testimonianze, ma anche l'intervento di Valerio ci danno un po' tutti gli elementi di riflessione per la discussione di oggi, del come si entra in un OPG, del come non si esce, del come si potrebbe uscire, dell'adeguatezza delle strutture, il concetto di pericolosità sociale e quant'altro. Siamo ovviamente consapevoli della complessità di questa discussione, di tutte le problematiche, ma ci vogliamo comunque provare a discutere e mettere al centro questi temi. Come comitato abbiamo titolato l'iniziativa di mettere, di smettere, accogliere, oltre l'ospedale psichiatrico giudiziario, a che punto siamo in Lombardia. È un titolo che, come dire, a nostro parere riassume un po' quello che potrebbe essere il percorso da qui al febbraio del 2013 rispetto alla legge 9. Sappiamo che è un percorso complicato, ad oggi ci sono una serie di situazioni che devono essere, di nodi che devono essere sciolti, a partire dal trasferimento delle risorse che sono state individuate dalla legge, e non sono poche, 38 milioni di euro per il 2012 e 55 milioni di euro per il 2013, che potrebbero essere messe a disposizione delle regioni a sua volta per come dire, costruire il budget di salute per a incentivare quelle attività e quelle iniziative alternative all'internamento negli OPG. La bozza di decreto è attualmente ferma al confronto con la conferenza delle regioni, e questi sono un po' gli interrogativi. Di fatto si sta prefigurando una soluzione, possiamo dire un po' all'italiana, di una legge. Non voglio aprire qua la discussione sulla legge 9, giusto o sbagliata, sappiamo che ci sono filosofie di pensiero diverse, possiamo poi magari affrontarle nella discussione, però un punto di partenza potrebbe essere individuato in questa legge, ma quello che si sta prefigurando di fatto è un trasferimento degli internati oggi negli OPG in strutture che noi definiamo di mini OPG. Credo che occorrano al più presto altre scelte. Noi abbiamo invitato alla nostra discussione, per provare a fare il punto di quanto sta accadendo concretamente nella nostra regione, in Lombardia, una delle regioni dove è situato anche un ospedale psichiatrico giudiziario, quello di Castiglione delle Stiviere, preso da tanti a modello. Abbiamo con noi a discutere su queste questioni il dottor Franco Milani, che poi invito qua con me, responsabile per la direzione sanità di tutta la parte relativa alla sanità penitenziaria, poi ci racconterà meglio di che cosa poi si occupa e di che cosa ha la responsabilità, ovviamente assessorato alla sanità di Regione Lombardia. Poi abbiamo la dottoressa Giulia Borgomanero, l'assessorato alla famiglia e solidarietà sociale, l'avvocato Antonella Calcaterra della Camera Penale di Milano, la dottoressa Maria Laura Fadda, magistrato di sorveglianza, e poi una rappresentante, la dottoressa Valenzi, se non sbaglio, del provveditorato alla regione, provveditorato regionale all'amministrazione penitenziaria. E poi per le conclusioni Stefano Cecconi del comitato Stop OPG nazionale. Io invito i relatori a prendere posto qua per iniziare la nostra discussione. Noi, per stimolare il confronto, proponiamo anche delle riflessioni ben precise, no? Su quali sono le iniziative che sono state, se si sono e sono state assunte per accelerare la dimissione dagli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari. La situazione ovviamente relativa a Castiglione delle Stiviere, quali sono iniziative che possono aiutare in questa fase la presa in carico da parte dei DSM e dei servizi territoriali, e poi c'è tutta l'altra parte del che cosa si può fare in questa fase, ovviamente in attesa dello scioglimento di alcuni nodi scientifici giuridici concernente il proscioglimento per infermità psichica e l'accertamento della pericolosità sociale. Quindi tutta una serie di temi, come capite, complessi.
interessi che però vogliamo provare ad affrontare in questa discussione. Io mi fermo, darei la parola al dottor Franco Milani dell'assessorato alla sanità di Regione Lombardia per iniziare la discussione. Ovviamente vista anche la platea, una discussione che può essere anche si può interloquire con ovvio diritto di replica da parte di chi interviene. Grazie. Grazie a voi per l'invito, vi porto innanzitutto i saluti del nostro assessore e del nostro direttore generale. Io appunto mi chiamo Franco Milani, rivesto l'incarico di dirigente per il personale del servizio sanitario e tra le competenze che mi sono state affidate c'è anche la sanità penitenziaria. Nella sanità penitenziaria una parte di questo è riguardante tutto ciò che rileva rispetto agli aspetti dell'OPG. Vi dico subito, io non sono il detentore dei dati, detentore dal punto di vista della privacy, dei dati che riguardano gli internati e i pazienti in OPG, per cui posso riferirvi dei numeri che mi sono detti molto asetticamente dal OPG di Castiglione, quindi non so il numero degli internati o quant'altro, certamente non sulle situazioni personali. Allora, per quanto riguarda l'OPG e la reazione, io così direi, perché mi sembra l'ambito richieda un affronto di questo tipo, la reazione che l'istituzione regione ha avuto a riguardo del trasferimento della competenza che è avvenuto, sapete meglio di me, col 1 aprile 2008, col DPCM, famoso l'allegato C, la reazione della regione è stata una reazione, come accade normalmente, piuttosto rigida, ma non solo di Regione Lombardia, di tutte le regioni. È stata una reazione ci siamo interrogati su che cosa fosse realmente questo ambito, anche perché, sapete bene, noi scontiamo un peccato capitale, cioè il fatto di avere quello che era una volta un privilegio, avere il migliore degli OPG in Italia, l'OPG che è stato preso a modello. Ora siamo passati da questa concezione al fatto che dobbiamo renderci conto che comunque l'OPG di Castiglione non è un modello, ovvero non è più un modello. Dobbiamo renderci conto, come ci ha detto il DPCM nel 2008, che è superato. Anzi, che il cammino è verso il superamento totale della gestione di persone di questo tipo con quelle modalità. Non vorrei parlare di strutture, perché come è stato detto prima, il problema non è di strutture, il problema è di percorsi personali. Allora, faccio un breve excursus, ma proprio breve, per arrivare a dire qual è l'intenzione o l'invito che vorrei fare proprio a questo ambito. L'excursus è questo: noi abbiamo reagito inizialmente in modo piuttosto rigido, non comprendendo che cosa ci fosse dietro. D'altronde, dateci un po' di tempo, è solo dal 2008-2009 che abbiamo iniziato a capire che esisteva l'OPG in termini regionali, anche se a Castiglione l'OPG era sanitario già da 60 anni. Allora abbiamo iniziato a introdurci, abbiamo iniziato a capire che c'era bisogno di tirar fuori la gente dall'OPG, abbiamo iniziato a capire che c'era bisogno di percorsi personali. Come regione abbiamo sollecitato tutte le ASL a immaginare di prendersi in carico queste persone. All'inizio le ASL non sapevano, non erano coscienti di avere persone negli OPG delle altre regioni, perché ovviamente era un problema nazionale. Quando è stato regionalizzato nel 2009 si sono descritti i bacini, per cui a Castiglione ci dovrebbero essere gli internati pazienti con residenza in Piemonte, Lombardia e Val d'Aosta, si è iniziato a pensare a una sensibilizzazione e le ASL tutte hanno fatto un organismo interno per l'analisi, lo studio di questi percorsi, la sollecitazione di DSM verso la presa in carico personale dei singoli.
io vi parlo di organizzazione, ripeto, non posso entrare nel merito di ogni singolo percorso, anche se chiedo poi alla signora che ha parlato prima se mi può dare il suo intervento visto che lo stava leggendo, perché purtroppo ho avuto un attimo di distrazione e mi interessa tantissimo quello che diceva, perché alcuni punti mi sembrano fondamentali da tenere presente. Allora, abbiamo preso in carico questo. Teniamo presente una cosa: la Regione si prende in carico questo percorso e la Regione ovviamente deve mettere in campo dei soldi. Questi soldi arrivano dallo Stato. Dallo Stato non arrivano molti soldi. Oggi, come oggi, l'OPG di Castiglione costa circa il 30% in più, anzi il 40% in più di quello che lo Stato ci dà. Il fatto che l'OPG sia superato non ci mette molto, non ci lascia molto tranquilli, perché comunque i percorsi personalizzati non costeranno meno del costo attuale dell'OPG. Gli internati pazienti dell'OPG hanno un problema: sono 1000, sono solo 1000 a livello nazionale, e quindi è difficile sollecitare una attenzione in un momento di crisi e di carenza di denaro. Dire che c'è una forte urgenza per 1000 persone a livello nazionale può sembrare uno scandalo. Noi abbiamo rilevato questo problema e sto dicendo, perdonatemi, non sto facendo l'aureola alla Regione Lombardia, sto facendo il percorso istituzionale, per cui tutte le regioni e anche il Ministro della Salute si è reso conto di questo. Abbiamo lavorato in modo coordinato con le altre regioni, siamo arrivati ad alcuni accordi, l'ultimo, quello dell'ottobre, 13 ottobre del 2010, perdonatemi, ho dimenticato di dire che io sono anche uno dei 5 rappresentanti nel comitato paritetico interistituzionale sugli OPG, dove siedono le 5 regioni sede di OPG, il Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove in pratica vengono un po' pensati i passi operativi che poi vengono suggeriti in successione. Il primo, appunto, l'ultimo è stato quello del 13 ottobre, dove abbiamo pensato appunto di fare delle camere di compensazione per non arrivare in OPG, perché i detenuti effettuino la loro osservazione psichiatrica altrove, o che comunque ci siano dei filtri per una valutazione piena di quello che accadrà. Mentre facevamo questo percorso come Regione Lombardia, anche perché il contatto col territorio cerchiamo di averlo, abbiamo pensato: l'OPG non va più bene, dobbiamo fare qualcos'altro. E a novembre e dicembre abbiamo costruito due cose. Abbiamo costruito uno strumento tecnico-scientifico per la valutazione del paziente. Io non sono psichiatra, non l'ho fatto io, è stata un'elaborazione di un comitato di psichiatri che hanno steso un documento per una valutazione sulla base di criteri oggettivi per la dimissibilità dall'OPG, perché altrimenti c'è sempre qualcuno che dice no, non può uscire perché. Noi abbiamo cercato di rendere più oggettivo possibile questo percorso e insieme abbiamo pensato di mettere dei soldi. L'idea era quella di spendere 5 milioni di euro per realizzare percorsi personalizzati per le persone, per farle uscire in 2 strutture temporanee che erano da 20 posti, che fossero di accompagnamento al territorio. Ecco, mentre pensavamo questo è uscito la legge 9, che fosse sbagliatissimo, giustissima, ce la ritroviamo così, è molto tranchante, quindi ha cambiato totalmente la prospettiva. La prospettiva adesso è quella che l'OPG dall'anno prossimo non esiste più. L'opinione personale è che la legge sia molto ambiziosa e i tempi siano molto stretti. E vi dico subito, io credo che sarà molto difficile che questi tempi vengano rispettati. E l'unica cosa che vi dico, sono già molto non tranquillo, molto sicuro che un anno non basterà. Ma il percorso è inevitabile, l'aveva già detto il DPCM, che è quello. Il percorso del superamento degli OPG va effettuato fino in fondo. In questo senso la bozza di decreto in realtà non è ferma, quanto diceva prima Alberto Villa,
è stata elaborata, c'è cioè una bozza definitiva concordata tra le regioni, Ministero della Giustizia e Ministero della Salute proprio il 14 giugno e verrà proposta la prossima conferenza unificata, che non ricordo quando è, comunque prima della fine di giugno. Cioè, questa bozza di decreto contiene i requisiti fondamentali, minimi e autorizzativi di nuove strutture alternative agli OPG. Sono requisiti tecnici, ci sono requisiti di personale, sono requisiti minimi. Non deve scandalizzare che siano proprio minimi, la parola è giusta, perché se andate a vedere, si fanno riferimento a un DPR del 97, se andate a vedere i requisiti per la cardiochirurgia o la neurochirurgia, che insomma come complessità possono competere, insomma, con un problema di questo tipo, sono ancora minori. Allora l'idea non è quella che questo decreto qua risolva tutti, dia delle indicazioni molto pertinenti, molto concrete, ma che si arrivi a dire guardate che questa consolidi l'idea che questo percorso è sanitario, questo è il punto fondamentale. Non tanto che lì dentro ci sia tutto, perché poi vi ricordo che in Lombardia abbiamo tre livelli, quello autorizzativo è proprio il primo, il secondo è quello di accreditamento, quindi le strutture dovranno essere accreditate, e il terzo è quello del contratto. Ad ogni livello ci sono garanzie successive che vengono richieste dalla Regione. Ora, questo decreto, questa bozza di decreto, quindi entro fine giugno verrà, come dire, diventerà un documento approvato e andremo avanti. Ma il problema è proprio quello che richiamavo prima. Attenzione, come Regione non abbiamo intenzione di guardare a questo problema come se la soluzione stia nella parola strutture. E concordo pienamente con quanto si diceva prima che l'unica soluzione sono quei difficilissimi, permettetemi di dirlo, percorsi personalizzati, perché poi bisogna calarsi anche nella organizzazione di un sistema sanitario che non è ancora abituato a ragionare in questi termini e non è facile. Io conosco molti professionisti, cioè ci sono in Lombardia, tendenzialmente ho la stima dei professionisti che lavorano, professionisti sanitari. Mediamente stiamo parlando di un sistema sanitario di buona qualità. Il problema è che bisogna anche abituarsi insieme a ragionare in quei termini. E qui io per questo dico che l'intervento della signora precedente è importante, perché non sia cieca la Regione Lombardia nel non vedere certi fattori e quindi che sia la componente territoriale, insomma, la gente che vive questo problema a sollevare la possibilità che ci sia una integrazione con noi istituzione, ed è una cosa che noi come istituzione sentiamo di aver bisogno e quindi lo sto ponendo appunto come possibilità. Tenete presente che abbiamo chiesto a tutti i DSM di fare una valutazione puntuale su ognuno dei presenti. Ad oggi la situazione era molto difficile perché dal momento della regionalizzazione siamo passati da 200 internati a Castiglione a 310-315, adesso forse sono 280, siamo tornati un po' indietro, ma comunque c'è un ingresso e un'uscita che in questo anno, appunto perché temporaneamente stiamo, in questo momento è molto difficile gestire questo, non siamo ancora a regime. Questi numeri sono variati molto, ma quello che abbiamo chiesto che diventasse come dire, criterio comune dei DSM era quello di guardare queste persone come temporaneamente presenti in quelle strutture. Temporaneamente. Io non conoscevo il caso della, citato qua, ho però conoscenza di casi molto più eclatanti anche di quella persona che ha fatto 25 anni in campagna perché si era vestito da donna 25 anni fa. Ecco, casi di questo tipo sono istituzioni e soggetti della società civile devono dire no. Quindi su questo siamo in piena sintonia. Ci pare proprio che debba essere un percorso che facciamo insieme. Numeri,
Nel 2011 lo sforzo di Regione Lombardia, posso dirlo, insomma, è stato forte. Dai, sui quei numeri che vi ho detto, 310, 280, mediamente sono più sui 280, abbiamo fatto 135, 140 dimissioni verso il territorio, e queste dimissioni corrispondono alla gran parte alla presa in carico dal DSM. La magistratura di sorveglianza di Mantova diceva che negli anni precedenti le dimissioni si contavano sulle dita di due mani annualmente. Stiamo facendo fatica, siamo molto in ritardo, stiamo cercando di lavorarci, però devo dire che il tentativo, dal mio punto di vista, c'è. La Regione Lombardia su questo campo c'è, e devo dire che c'è grazie anche alla collaborazione forte e alla presenza molto importante di tutti gli altri soggetti istituzionali. Magistratura di sorveglianza innanzitutto, provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria sicuramente, che ha molto presente il problema, e a tutti i soggetti istituzionali e sociali che in questo ambito ci stanno insegnando molto e stanno collaborando molto. Grazie al dottor Franco Milani, prendiamo atto, Regione Lombardia c'è, probabilmente bisognerà provare a ragionare che questa presenza sia, come dire, rafforzata, perché poi dagli interventi, ma anche quello che diceva Valerio, c'è un problema poi anche relativamente ai servizi territoriali, al funzionamento dei DSM, mi permetto di dire, gli organici, la formazione del personale, i processi di accoglienza. Credo che anche in questa direzione bisognerà provare a ragionare, a consolidare, come dire, una modalità anche di rapporto, di confronto e di ascolto, soprattutto da parte delle realtà che poi vivono in prima persona queste situazioni. Da questo punto di vista credo che invece ci sia molto da fare, non voglio aprire una discussione, però, un elemento, però c'è da discutere in questa direzione.